Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. E allora, come era prevedibile, se i giornali di ieri si occupa giornata alla Camera dell'altro ieri, il discorso programmatico di Meloni e il dibattito a Montecitorio, i giornali di oggi si occupano di quello che è avvenuto ieri nell'altro ramo del Parlamento, al Senato, dove Meloni non ha naturalmente ripetuto il suo discorso. La prassi vuole che il Presidente del Consiglio faccia il suo discorso in un ramo del Parlamento e consegni il testo nell'altro. Poi, però, intorno alle 13 di ieri è iniziato il dibattito, attorno alle 18 la replica del Presidente del Consiglio e poi le dichiarazioni di voto finale. I giornali di oggi si concentrano proprio su quell'ora e mezzo conclusiva, la replica di Meloni con una serie di bersagli, il pubblico ministero Scarpinato, ora senatore dei 5 Stelle, che l'aveva attaccata in modo scombiccherato parlando di neofascismo, mafia, eccetera, e Meloni è stata sferzante su di lui. La replica a Ilaria Cucchi, che aveva sparacchiato a vanvera sui fatti della Sapienza, e anche qui va detto, Meloni è stata cristallina nel dire che un conto è dissentire, altro conto è organizzare manifestazioni per impedire che altri possano esprimere il loro pensiero. E poi le dichiarazioni sui temi economici, in particolare sull'innalzamento del tetto per il contante, che procurano oggi a Meloni gli attacchi più duri dai quotidiani del gruppo GEDI, Stampa e Repubblica. Attenzione però, perché non c'è solo la replica di Meloni, ci sono pure le dichiarazioni di voto finali e dei rappresentanti dei gruppi, dichiarazioni di qualcuno che la fiducia gliel'ha votata e di qualcuno che la fiducia non gliel'ha votata. Alla prima categoria appartiene l'intervento di Berlusconi, che tornava in Senato dopo 9 anni, ha scelto toni, diciamo, di conciliazione e soprattutto, diciamo, di autocelebrazione della propria storia. Non ha mai citato né Meloni né Salvini, ha rivendicato il suo ruolo di papà del centrodestra. Attenzione, almeno altrettanto interessante, forse anche di più, l'intervento di Renzi, che pur premettendo che la fiducia i suoi non l'avrebbero votata, ha però sparato a palle incatenate verso le altre opposizioni, precisando che ci sono due opposizioni. E Renzi è sembrato, oltre a criticare il PD sul tutto, sui fronti polemici scombiccherati scelti dal PD, quelli sulla rappresentanza femminile, quelli sul merito, eccetera, Renzi è sembrato dire a Meloni: sulle riforme ci siamo, se lei ci sfida sul terreno dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, questa è la proposta che Renzi preferisce, noi ci saremo. Così Renzi. E la rassegna vivrà necessariamente su questo. Sarà una rassegna monografica, anche se, come vedremo, i commenti hanno diversi, diciamo così, punti di partenza e punti di arrivo. C'è chi il foglio prosegue il suo riposizionamento verso Meloni. C'è chi, come Travaglio, se la prende con quelli che a suo avviso dovrebbero attaccare Meloni e non lo fanno. Oggi uno dei bersagli è il professor Cassese. Minzolini, che sembra rivendicare il ruolo di Forza Italia nella nuova maggioranza. E poi invece Repubblica durissima, Manacorda, Stampa durissima, Fornero contro Meloni. Mentre un ragionamento più articolato sulle condizioni della nuova maggioranza lo fa Stefano Folli. Riserveremo la parte conclusiva, gli ultimi minuti della rassegna, anche, diciamo, agli echi che restano, un po' più attenuati rispetto a ieri, dei fatti della Sapienza, anche perché ora cominciano le occupazioni anche in licei, in altri istituti, eccetera. Quindi, diciamo, i fatti della Sapienza sono, come dire, la pistola dello starter, il colpo di partenza di un lungo autunno e inverno il cui copione sembra già scritto. Incamminiamoci, le aperture, la verità, niente scherzi sul Covid, la Meloni al Senato, si è scambiata la scienza per religione. Chi ci dava dei criminali scopre che il Green Pass ha calpestato i diritti costituzionali. Benvenuti. Proprio per questo la commissione d'inchiesta non dovrebbe indagare solo sulla cresta, sulle mascherine, ma soprattutto sugli errori e sulle balle di questi 2 anni. Così l'apertura della verità. Fianco destro, Libero. Che figure di M! La Meloni smonta la sinistra e le foto sono quelle di Cucchi,
Serracchiani e Scarpinato. Il giornale Maggioranza Unita e Plurale, il via libera di Berlusconi. Per il giornale la notizia è questa: il tempo ora si fa sul serio, governo operativo. Andiamo a vedere gli altri quotidiani: Corriere della Sera, tasse e contanti, le scelte di Meloni, le opposizioni, il tetto a 10.000 euro favorisce gli evasori, fiducia in Senato e Berlusconi dice: ho fondato io il centrodestra. Andiamo a vedere il Messaggero: fiducia al governo Meloni, il tetto al contante salirà. La Stampa: la battaglia del contante, ma occhio all'editoriale, torna la Fornero, vedremo se piange o no. Ma, diciamo, sembra una Fornero, diciamo, che ha ascoltato Scarpinato, diciamo, deve aver avuto uno sprint di questo tipo. Se anche Giorgia premia l'illegalità, e direte voi, riuscirà la Fornero a infilare il turboliberismo nel suo commento? Sì, spoiler, ci arriveremo tra poco, c'è riuscita. Ancora più dura Repubblica, fisco, colpo di spugna, così finisce la continuità con Draghi, e l'editoriale di Manacord. Oh, poi occhio al Fatto, che naturalmente, ve lo immaginerete in versione combat oggi il Fatto. Infatti la copertina è divisa in due: foto di Meloni, foto di Scarpinato, quindi insomma, televisivamente split screen, lo schermo diviso, regalo a evasori e mafie, bavaglio su B e Dell'Utri. E quale sarebbe il bavaglio? E qui veramente il Fatto arriva a elementi comici, perché il concetto viene ripetuto a pagina 4, e pigliamola con un sorriso, e poi ci incamminiamo secondo la scaletta consueta della rassegna. Ma l'affondo di Scarpinato silenziato su Dell'Utri, che è successo? Che, come è accaduto a moltissimi altri senatori, chi ha seguito la seduta l'avrà constatato, ci sono dei momenti in cui l'impianto di amplificazione, il microfono del Senato, si scollega per qualche istante. Qualunque oratore minimamente avvertito si ferma, ripete il concetto, eccetera. E poiché, secondo il Fatto, il microfono si è spento un istante mentre Scarpinato evocava la parola Dell'Utri, allora la cosa è com'è: in prima bavaglio su B e Dell'Utri, e in quarta l'affondo di Scarpinato silenziato su Dell'Utri. Ma l'intervento di Scarpinato deve essere parso a travaglio una specie di pietra miliare, sicché oggi ampi stralci di quell'intervento sono pubblicati dal Fatto. Insomma, pubblicazione. Oggi c'è una situazione abbastanza curiosa ormai, per cui chi per difendere, diciamo, il proprio ambito, chi per accreditarsi, è tutto un pubblicare. Allora, ieri il Foglio aveva pubblicato 4 pagine del discorso programmatico della Meloni, e oggi, diciamo, per non restare indietro, il Foglio ripubblica una pagina con la replica al Senato di Meloni. Il giornale pubblica l'intervento di Berlusconi, il Fatto pubblica l'intervento di Scarpinato. Va bene, incamminiamoci, le segnalazioni dalla verità. Allora, c'è tutta un'ampia sezione Covid con pezzi di Stefano Filippi, Flaminia Camilletti, Alessandro Rico, Irene Cosul Cuffaro, che portano una serie di elementi che sorreggono l'editoriale di Belpietro, che dice: ora sono in molti sulla scia delle parole chiare della Meloni, che dice: beh, si è scambiata la scienza con la religione, si sono prese decisioni politiche non necessariamente supportate da evidenze scientifiche. Anzi, dice Belpietro: beh, a questo punto, però, visto che volete fare la commissione d'inchiesta, non fatela soltanto, diciamo, sulle creste, su vere o presunte, sulla struttura commissariale, sugli acquisti, sui soldi spesi non necessariamente in modo chiaro o con mediazioni opache per i dispositivi di sicurezza, le mascherine, i camici, eccetera. Fatele anche sulla sostanza. Come si è arrivati, su che base si è arrivati alle decisioni sul Green Pass e sugli obblighi, così Belpietro. Su quello che è accaduto in Senato ieri, e il focus in particolare sulla Meloni e l'innalzamento del tetto del contante, vi raccomando il pezzo di Serina Biraghi, che coglie due elementi. Intanto una proposta che è stata presentata dal leghista Bagnai, che richiama anche, diciamo così, un adeguamento rispetto a standard che ci sono in altri paesi. E poi anche il trick, lo scherzetto fatto da Meloni, riuscito fatto da Meloni in aula, che ha fatto
letto una frase come se fosse sua, dicendo guardate che all'elevarsi del tetto del contante non necessariamente corrisponde un elevarsi dell'economia sommersa, brusio e buh di quelli dell'opposizione, e Meloni dice guardate che lo disse Padoan, momento di sconcerto. Carlo Tarallo sulla giornata del CAV, Giorgio Gandola sui commentatori in tilt a sinistra rispetto alla Meloni, Claudio Antonelli sul rischio di ulteriore innalzamento delle bollette, ma non in termini, diciamo, congiunturali, in termini perfino più prolungati e strutturali a causa della transizione green, Camilla Conti su la vendita del porto d'Amburgo a società cinesi e che cosa vuol dire questo dal punto di vista geopolitico, e poi devo anche ringraziarlo per le parole gentilissime, Francesco Borgonovo sulla questione della Sapienza, ma non contano i passaggi di Borgonovo su chi vi parla, conta invece la sostanza del suo ragionamento, dice Borgonovo, ma come? Gli stessi che ora si lamentano per le cariche di alleggerimento della polizia non fecero una piega quando i portuali di Trieste venivano bersagliati con idranti, eccetera. Considerate questa segnalazione del pezzo di Borgonovo un anticipo delle cose che vedremo alla fine sulla Sapienza. Ma non perdiamo il ritmo. Ah, ecco, vi ricordo che oggi, giovedì, in edicola trovate non solo Verità, ma anche Panorama, Enigma, Pensioni e la copertina, se non l'avete preso ieri, il nuovo numero del settimanale. Allora, ricominciamo. Qualunque giornale sceglierete di prendere, sulla Verità se ne occupa Biraghi, su altri quotidiani, ad esempio Monica Guerzoni sul Corriere, Fabrizio De Feo sul Giornale, Francesca Schianchi sulla Stampa, trovate cronache sulla replica di Meloni, vediamo come raccontano le cose alcuni quotidiani. Allora è molto, diciamo, pro Meloni, questo sorprende naturalmente la cronaca di pagina 2 del Giornale, Fabrizio De Feo. Tetto al contante, pace in Ucraina, democrazia, lezione di Giorgia all'opposizione e diciamo la postura assertiva di Meloni è descritta anche dal titolo di pagina 6 della stampa, gli artigli di Meloni. In Senato la neo premier alza i toni e qui vengono evidenziate le parti su flat tax, contante, scontri alla Sapienza e guerra in Ucraina. Repubblica fa, diciamo, una doppia scelta. Diciamo, ci sono almeno due pezzi da considerare. Quello, diciamo, politico complessivo, di analisi complessiva dell'intervento di Meloni, Ciriaco e Concetto Vecchio, siamo a pagina 6. Meloni va allo scontro, ereditiamo la crisi, schiaffo ai contestatori. E poi quello che si focalizza sulla parte, diciamo, fiscale. E qui, diciamo, Repubblica, a nostro avviso, veramente calca la mano. Noi alcune cose non avevamo compreso in campagna elettorale, i microfoni in bocca, di Meloni, tutta la cosa sul fascismo, eccetera. Ma presentare come colpo di spugna il fatto che possa esserci la cancellazione delle cartelle sotto i 1.000 o 2.000 euro è una cosa che a noi pare veramente surreale. Ma comunque, Raffaele Ricciardi, pagina 2 di Repubblica, più contante, meno cartelle, da Meloni regalo agli evasori, vignetta di LK con i due personaggi della vignettista, uno che dice innalzamento del contante, Meloni rassicura, e l'altro l'evasione fiscale non ha nessuna relazione con l'evasione fiscale. E poi Valentina Conte a pagina 3 che dice ma come doveva esserci allegato alla NADEF, alla nota di aggiornamento al DEF, un rapporto sul nero, e invece è finito nel cassetto, ma perché? Chissà la Meloni che cosa c'è in mente. Vabbè, questo è il modo in termini di cronaca in cui Repubblica, prima la stampa, prima il giornale, prima il Corriere descrivono le cose. Prima di andare ai commenti, diciamo, andiamo a vedere un piccolo zoom su questioni più laterali. Allora, l'intervento di Berlusconi lo trovate sul giornale che lo pubblica. Il commento dedicato a questo è quello di Massimo Franco sul Corriere della Sera che descrive, diciamo, la fase discendente della parabola di Berlusconi, il tentativo di prolungare una stagione
ormai finita, l'unica arma che rimane è assecondare e piegare l'agenda dell'esecutivo anche senza aver ottenuto di inserire propri esponenti in alcuni ministeri per lui strategici. L'insistenza sul rispetto della libertà, sull'abbassamento delle tasse, su una riforma in chiave garantista della giustizia sono richieste che un Berlusconi indebolito e legittimato solo dal suo ruolo passato rivolge a una premier rafforzata dal voto, e con la quale vuole e sa di dover ricucire i rapporti. L'operazione, almeno ieri, è riuscita, ma forse sarebbe meglio dire che è cominciata alle condizioni di Meloni. Così, Berlusconi. Renzi, c'è più attenzione per l'intervento parlamentare di Renzi. Allora, una cronaca vivace è quella che fa Maria Teresa Meli, ma in fondo ve l'abbiamo riassunta noi stessi nel sommario. Renzi che sì, ok, fa il minimo sindacale di polemica con Meloni, le ricorda la posizione a quel tempo sbagliata, chiaramente, di Meloni contro le trivellazioni, eccetera. Ma è stata l'unica nota polemica di Renzi contro la Presidente del Consiglio. Tutto il resto dell'intervento di Renzi era diretto contro le opposizioni della serie, ma ve la prendete contro il merito? Ma la senatrice Malpezzi, capogruppo del PD, era una pasdaran pro merito quando collaborava con me alla buona scuola. Ve la prendete con la sovranità alimentare? E allora volete regalare pure Carlin Petrini alla destra? E poi, scherzosamente, rivolto alla Meloni, lo dica che si è messa d'accordo. Insomma, un Renzi che spara palle incatenate e poi apre, come abbiamo accennato, sulla parte riforme. Come viene presa questa cosa? Malissimo dal Fatto Quotidiano. Finta opposizione di Renzi e Giorgia Mormora è proprio bravo, è Vanda Marra. E in fondo, sul versante opposto, è anche il Tempo. Legge le cose in questo modo. Pezzo intelligente di Pietro De Leo. Renzi asfalta il PD e apre a Meloni. La cosa viene presa in modo giocoso anche da Osho, che mostra Renzi che si avvicina ai banchi di Forza Italia. Si riconoscono Gasparri e Berlusconi, e il Gasparri di Osho dice a Renzi: te lo faccio preparare, uno scranno qui, che me ce vuole? E Renzi: ma no, lascia sta, che poi Calenda queste cose è un po' permaloso. E in effetti, però, la sensazione è che molti pronosticavano la lite tra Calenda e Renzi. Non c'è stato bisogno di lite, anzi, i due formalmente si scambiano parole gentili. Peccato che, diciamo, facciano cose totalmente opposte. Calenda va in giro con la faccia da Calenda a dare lezioni a tutti, mentre Renzi, diciamo, dopo il blitz sulla russa, ieri ha fatto un altro, diciamo, passo politico in direzione assai diversa da quella che ogni giorno Calenda fa con le sue lezioncine. L'ultimo pezzo che vi segnaliamo su Renzi è quello di Marcello Sorgi, che prende un altro occhiolino di Renzi, cioè l'apertura di Renzi sulla commissione d'inchiesta Covid. Obiettivo condiviso da Meloni e Salvini, che però puntano a dimostrare che nel corso dell'inchiesta fu sbagliata l'introduzione da parte di Draghi e Speranza del Green Pass. Una resa dei conti che Renzi, in cambio di una presidenza che nessuno finora gli ha garantito, dovrebbe condividere, pur avendo fatto parte anche lui dell'esecutivo guidato dall'ex presidente BCE e avendo contribuito a insediarlo aprendo la crisi del Conte 2 a gennaio 21. Quindi Sorgi, come una puntura di spillo, individua una contraddizione di Renzi. E ovviamente Renzi di contraddizioni ne ha avute tante. Basti pensare che lui rivendica giustamente di avere affossato il Conte 2 per consentire il Draghi 1, ma fu anche il papà del Conte 2, quindi le contraddizioni ci sono. Però non sapremmo quanto sia acuto da parte di Sorgio, da parte dei critici di Renzi, andare a vedere, diciamo, l'unghia sporca, il dito, quando c'è una luna da guardare, cioè il fatto che Renzi sta distinguendo un pezzo di opposizione dall'altra, dall'opposizione del grosso del PD e dei 5 Stelle. Che altro segnale? Va bene, di Scarpinato abbiamo già detto tutto, fa sorridere però oggi obiettivamente il pezzo in prima di Mattia Feltri sulla Stampa, che descrive l'intervento di Scarpinato non come,
intervento parlamentare, ma come una requisitoria del PM scarpinato contro l'imputata Meloni e conclude: sì, insomma, ho perso il filo del discorso, ma sono quasi certo che alla fine Scarpinato abbia chiesto 15 anni di reclusione per Giorgia Meloni. Va bene, prima la battuta è buona. Prima di passare ai commenti della giornata, ecco, abbiamo visto una macchia di colore su Berlusconi, una macchia su Renzi, una macchia su Scarpinato. Cosa resta ancora? Dice, ma oggi ci sarà la Bonino che parla della Roccella? Sì, tranquilli, ci sarà. E la trovate? Dov'è che la trovate? Circa, 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 ma certo che eccola. Paginone sul Corriere della Sera, Alessandra Rachi che l'ha intervista, Bonino e gli anni con Roccella, e qui c'è tutto, insomma, sei colonne, ma la cosa comica è la conclusione. Vorrebbe dirle qualcosa? Non ho niente da dirle, dice Bonino a Roccella, che non avrà niente da dirle, però gli ha fatto un paginone sulla stampa, un paginone sul Corriere della Sera. Il nostro suggerimento l'abbiamo dato, è che, diciamo, nella noia che caratterizza gli interventi dell'una e dell'altra, sia quando erano sulla medesima sponda, sia adesso che sono su sponde opposte, questa noia che ti prende alla gola, si scambino messaggini fra loro, messaggini WhatsApp, e diciamo, ci guadagniamo tutti. I commenti. Allora, ne abbiamo 6 da segnalare, tutti di taglio diverso. Allora, il foglio riprende e prosegue l'operazione di riposizionamento. Oggi c'è Rasa, ve lo segnaliamo, non abbiamo tempo di leggerlo, anche efficacemente individua il panico dell'opposizione e che è spiazzata e divisa rispetto ai temi posti da Meloni, che invece è elogiata da Cerasa. A noi resta il dubbio se Cerasa sia un omonimo del Cerasa che 20 giorni fa ha mandato in libreria un libro in cui spara palle incatenate contro Meloni, titolo Le catene della destra. Ma quello era pre e immediato post campagna elettorale. Adesso Meloni ha vinto e invece bisogna si cambia lì. Avrebbero detto i comunisti, è cambiato il contesto. Va bene. Divertente ma prevedibile Travaglio che spara contro quelli che si accreditano presso Meloni, e il titolo Sabino il Vucumpra fa capire che non è una gran mattinata per Sabino Cassese. Il gioco di parole è greve ma divertente da parte di Travaglio, che senza esplicitare il concetto, se no si prende una querela, descrive Cassese come incassese, incassese, illustre piazzista di una nidiata di allievi, per lo più consiglieri di Stato, che a suo avviso devono diventare capi gabinetto o capi ufficio legislativi dei ministeri per diritto divino, così Travaglio, e che poi conclude: Cassese plaude al presidenzialismo di Meloni, al suo discorso, virgolette, solido orizzonte ideale, robusta collocazione internazionale. L'orizzonte ideale è quello della Costituzione di tipo liberale, democratico e antifascista. Chiusa virgolette, testuale, annota Travaglio. Poi passerà alla cassa. Ehi Giorgia, vucumprà? Così Travaglio su Cassese. Terzo editoriale, vedete, tutti diversi, e ciascuno gioca la sua propria partita. Travaglio di posizionamento strenuo di opposizione, viva Scarpinato, abbasso Cassese, Meloni cattiva, Cerasa di accreditamento. Vediamo anche la partita di Minzolini, che è quella di difesa, diciamo così, di uno spazio vitale residuo per Forza Italia. E Minzolini parte dall'intervento di Berlusconi e dice: l'intuizione, appunto il collante che tiene insieme una coalizione data spesso per morta, è il suo essere plurale. Il centrodestra sopravvive solo se c'è la consapevolezza in chi lo guida che tutte e tre le culture politiche da cui è nato sono essenziali per rappresentare la maggioranza del paese. È cambiato il peso elettorale dei diversi partiti, ma tutti sono indispensabili sul piano numerico, politico e culturale. È un'affinità, una convergenza tra diversi che Berlusconi ha sempre coltivato in questi 30 anni. E la stessa cosa, se vuole durare, deve fare anche chi ne ha seguito le orme a Palazzo Chigi. Così Minzolini, che teoricamente pone un problema vero e condivisibile, quello di una pluralità di culture nel centrodestra. Però la domanda è chi sarebbe il rappresentante della cultura, diciamo, liberale, promercato, antitasse? La senatrice Ronzulli. Può darsi,
Abbiamo qualche dubbio al riguardo. Va bene. Oh, poi ci sono quelli che invece attaccano pesantemente Meloni su questa storia del contante. Ah, la più scatenata è Elsa Fornero sulla stampa. Se anche Giorgia premia l'illegalità, in meno di un giorno Giorgia Meloni sta già perdendo nelle repliche e negli annunci il tono istituzionale dimostrato 2 giorni fa nella presentazione alla Camera del suo programma. L'ha fatto nella sua ostinata insistenza sul merito senza qualificazioni. Merito senza qualificazioni. Sulla libertà del fare come se ogni fare fosse buono. E con la sua dichiarazione a favore del limite di 10.000 euro per l'uso del contante e sulla necessità di concentrare la lotta all'evasione sui grandi evasori. Emblematico è il provvedimento sul contante, tra l'altro fortemente voluto dalla Lega. Sembra riemergere il concetto di evasione di necessità. Se a evadere le imposte una piccola impresa lo fa perché altrimenti non riuscirebbe a stare sul mercato. E da questo comprendiamo che Fornero non abbia molto idea di come. Ecco. Ve la immaginate la Fornero alle prese con la gestione di un bar? Quanto durerebbe quel bar? L'idea ce l'abbiamo, ma non vorremmo far piangere la professoressa, che invece non piange e torna all'attacco. L'Italia è uno dei paesi con la più alta evasione fiscale in rapporto al valore della produzione e forse anche in valore assoluto. A parte l'illegalità, l'evasione è al tempo stesso un segno di arretratezza e di patologico rapporto tra Stato e cittadini. È indispensabile che Meloni tiri le briglie e metta ordine tra chi la sostiene in Parlamento, ma è altrettanto essenziale che eviti lei stessa di farsi trascinare dal radicalismo e dal turboliberismo. Quindi, attenzione, tenetevi fuori, gentili amici in ascolto, se arriva un governo che aveva promesso una pace fiscale che realisticamente non farà e forse si limiterà a cancellare quelle cartelle che costerebbero più se uno facesse la riscossione che altro, quindi le cartelle da 1.000-2.000 euro, cioè una presa in giro totale, com'è? È turboliberismo, turboliberismo. Va bene. Un po' più sorvegliato nel linguaggio, ma il concetto è il medesimo. L'editoriale di Repubblica di Francesco Manacorda parte in prima e poi gira nella pagina dei commenti. Altro che continuità, la Repubblica del cash alla faccia del sovranismo linguistico e pure dei dati economici, il governo del preconto come quello che ti allungano le pizzerie cercando di dribblare la ricevuta fiscale. L'evasione di cittadinanza per assicurare la pace anche a chi fa il furbo con le tasse e dichiarare guerra a chi la paga regolarmente. Giorgia Meloni annuncia i primi interventi concreti su un tema fondamentale come quello del fisco e non delude le aspettative che aveva alimentato in campagna elettorale. Anzi, lancia un Liberi Tutti che appare sia un programma di governo rivolto ai 5 milioni di partite IVA, sia un'inversione di marcia completa rispetto alla linea Draghi. Così. Manacorda. Quindi. Veramente siamo a un paradosso. Non c'è praticamente nessuno sui media italiani che si faccia campione delle questioni vere delle partite IVA, di una pressione fiscale devastante, di scadenze fiscali, eccetera. A una timidissima, simbolica, insufficiente apertura da parte del Presidente del Consiglio corrisponde invece un fuoco di fila terrificante perché cancellare le cartelle da 1.000 a 2.000 euro è. Com'è turboliberismo per la Fornero e secondo Manacorda, come il preconto della pizzeria della trattoria furba che ti dà il preconto per non farti la ricevuta fiscale. Va bene. A noi sembra più razionale, come sempre capita, la lettura di Folli, che in questo caso si rivolge al centrodestra più che al centrosinistra. A partire da una frase che apparentemente Meloni rivolge all'opposizione, ma dice Folli forse in realtà intendeva dare un messaggio ai suoi. All'inizio della sua replica nell'aula di Palazzo Madama, la Presidente del Consiglio ha stabilito un distinguo tra il governo di destra-centro, unito da una comune visione circa gli obiettivi da raggiungere, e i vecchi governi di centrosinistra divisi al loro interno. Quei governi, ha insistito Meloni senza fare nomi, si appoggiavano a coalizioni frammentate in cui ogni fazione faceva corsa a sé, scegliendo un segmento o l'altro del programma da realizzare. Frasi di normale dialettica politica, se non fosse che a molti è sembrato singolare questo richiamo al passato, e infatti era chiaro che la neo-premier stava parlando ai suoi alleati
È da loro, in particolare Salvini e Berlusconi, che viene il rischio di una coesione solo retorica, in realtà volta ad afferrare unicamente gli aspetti graditi del programma, quasi a proseguire un'ideale campagna elettorale agitando qualche bandiera di comodo. Non è proprio una minaccia alla stabilità dell'esecutivo, dal momento che nessuno oggi è in grado di mettere sul tavolo un'alternativa. Per certi versi, si potrebbe dire che il governo Meloni ha realizzato in modo pragmatico una sorta di cancellierato all'italiana, nel senso che non esiste allo Stato una sfiducia costruttiva come in Germania da cui possa scaturire una maggioranza diversa dall'attuale. La forza parlamentare di Fratelli d'Italia è in grado di vanificare sia soluzioni tecniche sia soluzioni politiche più o meno pasticciate, per cui gli alleati devono stare attenti a quel che fanno, poiché potrebbero essere raffigurati come i responsabili di un ritorno alle urne e a quel punto, colpevoli del fallimento, andrebbero incontro a un plausibile disastro. Qual è allora il significato del monito meloniano? Il pericolo non è tanto la caduta prematura dell'esecutivo, quanto il logoramento quotidiano provocato da chi ritiene di recuperare consensi nei sondaggi a scapito della causa comune. E qui è sottinteso che ci si riferisce a Salvini, alla sua ricerca di protagonismo per risalire la china. Berlusconi è diverso, perdonato per le uscite filorusse, ha celebrato il suo ritorno in Senato dopo 9 anni con un discorso da padre nobile del centrodestra, se così si può dire. Un passaggio di consegne in apparenza tra un signore anziano che 28 anni fa rifondò il centrodestra e la giovane erede, la cui storia non coincide affatto con quella del berlusconismo. Ebbene, non credere troppo a quel che abbiamo visto. La, virgolette, convinta fiducia espressa da Berlusconi era scontata, più interessante sarebbe verificare quel che accade dietro le quinte e poi Folli evoca ancora le tensioni sul Totoministri, sui sottosegretari, sui viceministri e in tutto il pezzo di Folli la parola alleati è sempre messa tra virgolette a significare che fanno buon viso, ma non necessariamente sono contenti dell'attuale stato dei rapporti di forza. Va bene, dobbiamo dedicare i minuti finali alle questioni della sapienza. Allora, prima abbiamo sorriso sul foglio, diamo atto al foglio di un editoriale assai ben scritto, di quelli non firmati, in una delle pagine di destra, Polizia per la democrazia. E il foglio mette in guardia chi da sinistra attacca, diciamo, i manganelli, dice, il problema è la violenza, non le azioni di alleggerimento delle forze dell'ordine. Ho già citato e personalmente ringrazio di nuovo Borgonovo, ma al di là dei ringraziamenti personali, il cuore del ragionamento di Borgonovo sulla verità è il doppio standard. Dice: chi si duole per i ragazzi non disse niente quando si usavano gli idranti sui portuali di Trieste. E Storace su Libero torna sul tema occupazioni che si diffondono. Sul Libero c'è anche la rubrica televisiva di Brigliadori che se la prende con questo personaggio che è Floris, diciamo, nel suo teatro, nel quale è capocomico, tira fuori ogni tanto dei personaggi. Ora c'è la scrittrice Ginevra Bompiani che arriva col suo casco d'argento e l'altra sera, scuotendo il suo casco d'argento, diciamo, senza neanche nominare chi gli parla, che evidentemente fa troppo schifo per poter andare sulle labbra della scrittrice Bompiani, eccetera, diceva: gli studenti sono a casa loro e possono. Ecco, gli studenti non sono a casa loro, spiega opportunamente Brigliadori, perché le tasse le paghiamo tutti. Va bene, ma si supera, noi abbiamo sempre elogiato, però per il secondo giorno consecutivo ci strappa un sorriso in negativo il dorso romano di Repubblica, che per un verso dà conto delle preoccupazioni di chi gestisce l'ordine pubblico a Roma, il capo della polizia, eccetera, che intravede scenari di tensione. Poi la pagina 3, un buon pezzo di Valentina Lupia, dà conto del fatto che, a onor del vero, la cronaca di Repubblica simpatizza. Noi restiamo allibiti. Gli studenti dell'Albertelli che hanno preso l'istituto all'alba di mercoledì in solidarietà con la Sapienza, in cento nel fortino dell'Albertelli, da cui non usciamo. Ma la cosa più comica sta a pagina 2, dove c'è un'intervista al segretario della CGIL del Lazio, che si chiama Azzola, e dice: contro ogni assalto, pronti a difendere le nostre sedi. È peccato che
L'assalto alla CGIL ci fu un anno fa, è frutto peraltro di una gestione assai discutibile dell'ordine pubblico, allora gestito dalla Morgese e dal vecchio governo, dal palco, come si chiamava quel tale Castellino, disse che si sarebbero diretti verso la CGIL e per 40 minuti, diciamo, non si è fatto nulla, anzi si è consentito a quel gruppetto di fascisti di arrivare fino alla CGIL. Ma stavolta gli assalti sono tutti rossi e quindi che ci azzecca, avrebbe detto Di Pietro, il fatto che il segretario della CGIL del Lazio siamo pronti a difendere le nostre sedi da ogni assalto. Compagno della CGIL, qui l'assalto l'hanno fatto probabilmente i tuoi nipotini, i tuoi figlioli, culturalmente parlando. Però, diciamo, per il secondo giorno consecutivo c'è questa operazione di mascheramento e offuscamento per cui sembra che ci siano pericolosi assalti fascisti in atto. No, sono assalti dei compagni, dei giovani compagni della sinistra. Finisce qui la puntata di oggi della No, non finisce qui, fermi tutti, perché no, è che a proposito di, ma direte voi, ma non eravate in astinenza da 3-4 giorni, non vedevamo Veltroni. Torna Veltroni sul Corriere della Sera e lo fa, non dà tregua a nessuno, non dà tregua nemmeno ai finalisti di X Factor. E insomma, ci sono due pagine, il racconto di una notte in Italia, con Veltroni che va a parlare uno per uno con i 12 finalisti di X Factor eppure con i giurati di quella trasmissione. E che riesce a fare Veltroni? Dice: dimmi che sei Prosperanza senza dirmi che sei Prosperanza. Riesce a dire che molti di questi ragazzi mi dicono che hanno nostalgia del lockdown. Come Linda del 2003, una delle più piccole del gruppo, ma una personalità intensa, come si capisce dal suo modo di cantare. Se ripensa a quel periodo, ritrovo molta pace. Era molto accogliente lo stare da soli. Per me era la prima volta. In casa c'era sempre il sole, ho visto arrivare la primavera con la sua luce, mi è servito a rimettere a posto delle cose. Ho un tatuaggio che esprime nostalgia. Ho 19 anni e ho nostalgia. Ah, Veltroni è riuscito a trovare l'unica ragazza veltroniana tra i 19enni attuali e probabilmente poteva qualcuno trovare un ragazzo, una ragazza che anziché dire ma mi hanno tolto 2 anni di vita chiudendomi in casa, dice ma ho tanta nostalgia del lockdown. L'ha trovato Veltroni sul Corriere della Sera di oggi. Finisce qui la puntata di oggi della Verità alle 7. È proprio tutto.